Dio risolverà il problema della ribellione alla radice, donando dei cuori nuovi al suo popolo, proprio come Mosè aveva promesso alla fine del Deuteronomio. Dio dice che rimuoverà dal loro petto i loro cuori induriti e che invierà il suo spirito nel suo popolo per donargli dei cuori nuovi e teneri. Questa trasformazione interiore permetterà a questi uomini di amare il loro Dio e obbedirgli. E questa idea viene sviluppata nella strana visione successiva. Ezechiele vede una valle enorme, piena di ossa umane e scheletri secchi, e Dio gli dice che si tratta di una metafora dello stato spirituale di Israele. La sua ribellione contro Dio ha portato all'esilio e letteralmente alla morte di molte persone. Ma si tratta anche di una morte metaforica della loro relazione con Dio, fondata sul patto con Lui stipulato. Dio dice ad Ezechiele che il suo spirito sta arrivando per riportare in vita il suo popolo.